signori miei, capitolo 9 di Uncharted 3, la via di mezzo, che dalle mie parti, sia Camaiore che Pietrasanta, ci sono una via di mezzo in entrambe le città. È fantastico. Cutter, un attimo, vieni qua. Forza, bella. Andrà tutto bene. Non è che adesso che rimangono soli si rivolta contro? Dove mi stai portando? Dobbiamo solo passare di qua, ok? Ma perché lo state facendo? Andrà tutto bene. Smettila di toccarmi! Va tutto bene. Stai tranquillo. Con calma, Charlie. Voi proseguite. Speriamo che sia un capitolo esplorazione questo, dai. Coraggio, siamo quasi arrivati. Devo solo. Oddio, come si restringe. Basta. Non riesco a respirare. Devo uscire. Dai che ci siamo, forza. Ok, spingilo. Charlie va avanti, ancora uno. Te lo impedirò! Oh cazzo. Mi tocca fare quello che non volevo fare. No. Ops. Non combatto con te, ora calmati. Aspetta. Ops. Ho premuto male. Ok. Merda. Non scorda. Cazzo, non posso più prendere colpi. Senti. Ah. Dai, amico, sono io, Nate. L'ho preso secco. Fermati. Mi tocca ammazzarlo, ho capito. Bruttissima cosa. Oh cazzo, sei arrivato tardi. Charlie, mi fai male. Ops. Oh, cerchio. Oh, sto premendo, fra, Charlie, no. Fermo. Charlie. Lo ucciderà. Charlie. Sparagli. Charlie, no, che stai... E dietro. No! Charlie, stai uccidendo Nate, ok? Ascoltami, stai uccidendo Nate. Charlie! Mio Dio. Finito adesso l'effetto, non poteva finire prima. Ecco. Sta bene. Su, andiamo. Sta bene. Ecco, perfetto. Ok. Ehi. Hey. Nate, okay. Nate, mi dispiace davvero. Siamo pari. Non è che si rivolta. Tu non mi avresti sparato, vero? Come un cane rabbioso. Wow. Proviamo di nuovo. Stavolta vado avanti io. Adesso lo prende sui coglioni, sta a vedere. Seguitemi. No, ancora non mi fido a darti le spalle. Dopo di te. È un tipo molto particolare. Ora
mi punti una pistola alla tempia e mi dici che andrò in un posto migliore. Su, fate i bravi, ragazzi. Sì, avanti. Siamo quasi arrivati. Forza, muoviamoci. Ci stanno cercando. Tanto non ci trovano lì sotto. Scherzo, ci troveranno lo stesso. Dove siamo? È un bel posto. Ok, forse qua c'è qualcosa da maneggiare. Straordinario. Ma quello è un mappamondo. Dovrebbe ruotare, non ti sembra? Questa non è una semplice cripta. Sì, l'intero ambiente sembra un antico dispositivo. Il mio diario? L'hai dato a Talbot, non ricordi? Dai, vieni, salli, forza. Sì, anche la pistola. Ah, cazzate. Dobbiamo trovare un modo per farlo ruotare. Guarda questi canali. Dovevano servire per l'acqua. Se qualcuno mi desse una mano. Ma l'importante è che Cutter si sia ripreso. Purtroppo abbiamo perso il diario, che quello era molto importante, ma vabbè, lo recupereremo sicuro. Ok, c'è un corridoietto, l'ha visto lui. Ho trovato delle scale. Fammi andare, va. Vedi niente lassù? No. Questi si dovrebbero accendere. Sembrano delle specie di proiezioni, indicano dei punti sul mappa. Ah, ecco, prima di maneggiare il coso vanno accesi i fuochi, ok. Ancora un'altra. Mocha Sins. L'ultimo. Incredibile. Perché c'è l'Italia? Cerchiamo ancora. C'è l'Italia! Sì! Ci hanno cagato in un gioco, finalmente! No, non è vero, ci hanno cagato spesso, tipo anche in Assassin's Creed. Qua si torna giù. Ma là ci sono delle alte scale. Sono coglione. Palese coglione. Aspetta un secondo, eh. Ah, c'è altro. Ehi, ehi. Questo. I ragni, no? Non saprei. Oh no. Ti prego, ti supplico, dimmi che li vedi anche tu. Sì, li vedo, e com'è? L'importante è non farsi toccare. Vabbè. Resta vicino alla luce. Che fai? Correndo dovrei riuscire a raggiungere quel bracciale. Che vuoi fare? Arrivato là ti aprirò un passaggio. Ammesso che ci arrivi, sei fuori. Dobbiamo far scorrere l'acqua. Hai un'idea migliore? Fai scorrere l'acqua col fuoco, ok. Se lanci la tua torcia, potresti riuscire. Ok, braciere. Accendi. Che se ne vanno. Dovrà esserci un altro braciere. Riesci a lanciare una torcia lassù e ad accenderlo? Sì, aspetta, allora. Intanto alcuni... Qua se ne stanno andando. Devo saltare qui. No. Io merda. Vabbè, riparti da quando. Lanci la tua torcia laggiù. Potresti riuscire ad accendere quel braciere. Aspetta. Riparti una volta che l'hai acceso. Ok. Ci siamo ripresi. Esserci un altro braciere. Riesci a lanciare una torcia lassù e ad accenderlo? Come cazzo lancio la torcia? Merda. Ok, c'è un'altra torcia? Che culo. Aspetta. Là. Bello, ok, perfetto.
Tanto qua si è formata un'altra torcia. Bene così. Adesso da qualche parte devo andare. E dove? Anzi, come direbbero a Roma, dove devo andare? Oh, dove devo andare? Oh. Aspetta, forse laggiù. No. Laggiù no. Non è che devo tornare indietro? Voi c'ho paura a tornare indietro, ragazzi, perché qua non mi pare ci siano degli appigli. Boh, raga, non so. Magari la catena? Ok. La catena mi deve portare laggiù, però. Che stai facendo? Muoviti, Nate, ti sono addosso! Ok. Presto, Nate, ti inseguono! Mi inseguono e smetteranno di seguirmi. Come su Instagram. Ok. Dammi la torcia. Beh, qua abbastanza easy il lancio, eh. Ce l'hai fatta. Non so che ce l'ho fatta, mica sono un coglione. Bello. Dammi la torcia. Poi lì c'è un appiglio, ma non ci sono alternative, quindi si salta per forza. Dovevo lanciarla, ma sono un coglione. Afferra l'altra manovella, apriamola. Corri, Cutter, forza. Dai, proviamoci. Come c'è andato Sullivan lì? Ok, si sta riempendo, quindi mi posso buttare. E inizia la traversata. Bellissimo, perché si riempie e poi l'acqua rimane a un livello. Bellissimo. Quindi qui, credo. Bene, ancora una. E sbrigati, forza! Non è che due coglioni, oh. Aspetta, che fa il giro. Raga, sei impallato? Oh. Cutter, namo. Aspetta, aspetta. È che va rigirato? No, non va rigirato. Sei te in coglione. Ah, perché non ci va? Potrebbe anche aiutarmi Sully. Boh. Raga, si è glitchato però. Si è glitchato. Che due palle. Che due coglioni però. Bene, ancora una. Ancora una. Adesso viene però. Facciamolo di nuovo. Funziona. Inizia a ruotare. Ora riusciamo a girare il pallone. Quanto tempo perso, grazie. Forse le proiezioni luminose possono allinearsi alle zone geografiche. Forza, dagli una spinta. Che c'è da allineare i mondi. L'Italia. Beh, allineiamo l'Italia, che tanto so dov'è, so com'è, ciao.
Sa che non è l'Italia, sapete? Ho la vaga impressione che abbia dato troppa fiducia al nostro bellissimo paese e che l'abbia sonoramente presa nel culo. Perché adesso mi torna. Adesso sì, era la Siria. Niente, non ci han cagato. Uncharted è proprio l'Italia la odia. Bravo. Incredibile. Deve essere l'entrata alle cripte interne. Forza. Quindi adesso ci rifacciamo tutta la strada fin là e saltiamo, ok. Certo, neanche saltiamo, credo. Andiamo. Minchia, oh, manco il Vaticano c'ha così tante scale, raga. Ok. Siamo la tomba di un cavaliere come quella che c'era in Francia. Stando alle mie ipotesi, insieme a lui ci sarà l'altra metà della moneta. Ok, ci hanno intrappolato dentro. Ma. È questo? Sì, proprio come quello in Francia. Assurdo. Sì, non male. Apriamolo. Io non lo aprirei. Magari saltano fuori ragni. Eccolo qui. Che vi avevo detto? Vediamo l'altra metà. È la chiave di Masyaf. Ecco, quella... ce l'ha Talbot. Siamo in Siria, il che avrebbe anche senso. Ho portato dell'imboscata allo chateau, è lì che me l'ha presa. Allora perché siamo venuti qua? Aspetta. Abbi un po' di fiducia. Dammi. Lì, visto? E con l'iscrizione completa. Sappiamo in che punto dello Yemen andare. Grazie infinite. Beh, complimenti. Non c'eravamo nel 2 nello Yemen. Ah, beh, era Nepal. Confinano. Ok, ora andiamoci. Lo conserva lui, così gli sparano un altro dardo e lo riconsegna. Fantastico. Ah, merda. Devono averci seguito. Speriamo che esista un'altra uscita. Mi sa di no. Oh, qui c'è uno spiffero. Ehi, venite. Sì, sento uno spiffero. Bene, speriamo sia un muro esterno. Sembra cedere. Charlie, aiutami. Sì. Non è che crolla? Ragazzi, abbiamo poco tempo. Dai, via. Sì. Ha schiacciato l'omino. Oh, la luce del sole! Intanto si è fatto giorno, giustamente. Gettate le armi. Già, scordatelo. Bene, un bel dilemma. Sembrerebbe uno scontro alla pari. Finché non arriverà il resto dei miei uomini. Aspetteremo. Oh no, ragazzi. Charlie. Aia. Maledizione. Questo cambia un po' le carte in tavola, no? Ora gettate le armi. Ma perché non Carter, vai... Carter, sparagli! No! Aspetta. Ehi, fermati. Ok? Così va meglio, non credi? Sparagli. Figlio di puttana. Carter, premi il grilletto! Con piacere. No! Non ci credo. Andate alla torre! Via, via! Bisogna scappare, bisogna scappare. C'ho il laser puntato in testa. Ok. Capriola, forse funziona. Perfetto. Vi faccio l'occhiolino, segnate. Ok. Vedere crolla mentre passo io. No, Cutter. Merda. Andiamo, Cutter. Ce la farà. Ok, che fa? Ce la fa, ce la fa. Che facciamo? Charlie. Si consegna. Vedo che non sei andato molto lontano. Ma
non l'ha ammazzato. Sparisci. Lo sapevo che avrebbe consegnato. Non possiamo fare nulla. Diavolo, è insopportabile. Ancora lei. La chiave di Masyaf se n'è andata. C'è il diario. C'è il cosino. Su di te. Sì, come no. Dico sul serio. Sì, avevi del potenziale. Ora, beh, le vie del destino sono curiose, non credi? Hai tradito la mia fiducia. E ora ci ritroviamo in questo luogo. Oh merda. Come se tutto fosse già scritto da sempre. Salta. Charlie, no. Merda. Merda. No. No. Forza, via. In realtà, morto non è. Merda, cazzo. Fermo, stai fermo. Cristo, la gamba. Non la toccare. Ma è rotta. Lo so che è rotta. Ehi, piano, con calma. Aspetta. Nate, guarda qui. Oh, ma che cazzo. Di qua. Ok, non possiamo restare qui. Lasciami la pistola. Li ammazzo, quei bastardi. Piantala, ti portiamo via da qui. Forza, su. No. Lo tengo. Ce l'hai. Tu coprici. Ok. Via. Almeno lo porta Sally. Meno male. In quel suo orrendo, schifoso Gileda checca. Gileda checca. Ha bisogno di... Vieni qui. Ok. Giù. Dobbiamo ripararci giù. Sto già morendo. Fantastico. Bellissimo. Andiamocene da qui. Godo. Via. Oh, spara? Godo in testa. Come sono queste motion capture da Game Boy che mi mettono un casino in confusione? Ok, gira. Te la lanciano addosso, no? Bastardo. Non mi prendi neanche qui. Ok, non posso più alzarmi in piedi. Godo. Sally sicuramente è stato. È buono. Rimangono quei due laggiù. Ok, muori. Ah, te là, eh. Un altro con lo scudo, non ci voglio credere, raga. Speravo fosse finito l'incubo, invece non è finito. Ale. Ok. Muori. Ciao. Finito? Grazie. Questi con gli scudi li odio proprio. Un odio profondo, ciò. Dammi munizioni. Te non ti ho visto, eh. Ok, però adesso è il momento di nascondersi. Nascondersi davanti all'antisommossa forse è l'unica soluzione. Oh, non l'ha neanche scalfito. Ma è inutile pigliarlo in testa. È inutile. Ok. Ti ho tenuto visto. Oh. 63 colpi. Cazzo, era pieno questo. La porta, forza! Togliamoci dai coglioni che è meglio. Dai, ragazzi. Scusa, Charlie. Scusa di che?
avanti! Ce n'è altri! Ma no, cazzo! Come altri? Al campo di guardia! Bombe ce l'ho, volendo? Volendo ce l'ho pure. Esplodi! Niente, anche lo scudo è un contraccettivo pure alle bombe. È incredibile, raga. Ragazzi, come cazzo faccio a ammazzarli quelli? Ok, uno è stato fatto fuori. Ok, rimane un altro. Perfetto. Munizioni. C'è la canna e mozze, non mi serve. Andiamo avanti. Ho visto. Vabbè, hai visto anche te, quello è il problema. No! Non ci casco. Non ci casco. Chi è che rompe i coglioni? Uno. Due. Forza. Fuori dalle palle. Ho rischiata, ma tanto. A meno questo gioco, quando mi viene in testa, muore subito. È come soprattutto l'uno, che prima di morire passavano degli anni. Io penso siamo in fondo adesso, Forza, dobbiamo andarcene. E Pullman, prendiamo il ponte. Giusto per non dare nell'occhio. Speriamo poi non dirottino anche il pullman. Giorno. Risparmiate i soldi, non ne vale la pena. E sicuramente guiderà tipo io. Bravissimo. Sì. Ok, bene. Stai qui. Ok, guido io. Ah, guida Sally. Quindi ci sarà da sparare. Arrivano. Sally, portaci via di qua. Bene, meno male. Inizieranno a sparare sicuro. O almeno Sally si è reso utile una volta. Seminati, forse. Ottimo. Trovo un posto in cui abbandonare il pullman. Bene. E non abbandonerei il pullman, Stai bene. Oh, una favola. Stiamo rischiando troppo. Se la caverà. No, intendo in generale. Non ne vale la pena, Nate. Rinuncia per una volta. No. Non puoi arrenderti. Se la dai vinta a quei bastardi dopo tutto questo, non te lo perdonerei mai. Non preoccuparti, Charlie. Non gliela darò mai vinta. Perché fai così? Che vuoi dimostrare? Voglio dimostrare nulla. Certo. Qual è il piano, ragazzo? Credo che andrò nello Yemen. Ma ci stai? Certo che sì. Ok, ma bisogna entrare in fretta, senza problemi. Forse so chi potremmo chiamare. Chi? Ah, no. No. Se hai altre idee, sono tutto orecchi. Potremmo... No. Ok. Telefona pure. A chi? Oh, eccoci in Yemen. E giustamente gli arabi. Ma sicuramente non hanno perso le tracce nostre, Elena. Il corrispondente dall'estero. Oh, c'è sempre, Come stai, piccola? Mancava ancora questo episodio. Questo capitolo, quello che è. Poi potete tenervi per mano. No. Come stai, Elena? Bene, grazie. Ti vedo bene. Allora, prima che io me ne penta, questi permessi vi aiuteranno a passare molti posti di blocco. Ok, ottimo. Non c'è niente di preoccupante nelle valigie, vero?
Certo che no. No, certo, non ancora. Ok, ricordatevi, ora siete giornalisti. Cercate di sembrare rispettabili. Pensi di farcela? Credo si riferisse a te. Ecco perché il menù col deserto. Come voi. Una semplice ricerca storica. Bel aeroporto, cazzo, bellissimo. Spiega la vostra fretta. Esatto. Nessun tesoro maledetto. No. Nessun demone guerriero. No. Sei il peggiore dei bugiardi. Cosa? Davvero. Dai, non dovremmo ricominciare con questo. È solo... L'auto dove la trovo? Oh, è laggiù. Prendo le valigie e vi aspetto. Nate, lo porti ancora? Sì, è vero. Da queste parti torna utile. Ah, davvero? Seriamente. Non montarti la testa. Vedo che tu porti ancora il tuo. Cosa? Sì, è quello vero. Sei qui per quello, non è vero? Non puoi capire. Finalmente ho le prove. Non capiresti. Nate mentì sulla rotta tra le Indie orientali. 400 anni fa. Lui venne qui. Perché, Nate? Siamo qui per scoprirlo. No, intendo, perché questa ossessione? Sono preoccupata. So che... badare a me stesso, ok? Io non sto parlando di te. Chi, Sally? Andrebbe in capo al mondo per te, Nate. Solo non chiederglielo. Dai, è un colpo basso. E che vorresti dire con questo? Tutto ok? Se potessi lasciarci appena fuori città sarebbe ottimo. Me lo potete scordare. Ora siete sotto la mia responsabilità. Non vi toglierò gli occhi di dosso. Bello. Ok. Scritte incomprensibili. E siamo proiettati verso una nuova avventura. Ah, così proprio. Di Paolo in frasca. Capitolo 10. Motiviti. Motivi di studio.